Torniamo a parlare di me. Appunto, oggi vi porto i preferiti di Joe con le cose che amo di me, le cose preferite della mia persona, estetiche e non, perché appunto questo mese il tema doveva essere la mia persona, nonostante la lunga pausa che ho fatto. E quindi oggi andiamo a parlare delle cose che mi piacciono particolarmente della mia persona. Credo che sia un esercizio molto utile per la mia autostima e consiglio anche a voi di fare la stessa cosa qua sotto nei commenti se vi va ovviamente, oppure sui vostri social e taggatemi nel caso. Cominciamo subito dal primo punto, non sono tantissime in realtà. Diciamo che ho riassunto le cose che mi piacciono di me in 5 punti. La prima cosa che mi piace della mia persona è la capacità di comunicare. Cosa intendo? Con la capacità di comunicare. Io sono sempre stata una persona molto socievole, fin da piccola ero quella che rompeva le palle agli altri bambini per fare quello che dicevo io, cose del genere, ma comunque sono sempre stata una persona che ha la capacità di comunicare con chiunque, praticamente anche con i muri. Questo perché penso di essere una persona piuttosto empatica con gli altri, motivo per il quale capisco subito che cosa piace all'altra persona, di cosa vuole parlare, ho una buonissima capacità di ascolto e allo stesso modo ho molta capacità di comunicare con gli altri, motivo per il quale queste 206 iscritti mi seguono su YouTube e voglio sperare. Se voglio comunicare un concetto, una capacità dialettica sviluppata nel tempo, lo ammetto perché non sono sempre stata, soprattutto in ambiente scolastico, una persona che andava bene negli orali, e diciamo che è una capacità che ho sviluppato nel tempo, però è una capacità che adesso è propria della mia persona e che mi piace un sacco perché adoro parlare di me, di quello che mi piace e il fatto di saperlo comunicare agli altri è una cosa che mi piace veramente tantissimo. Un'altra cosa che mi piace di me, e questa è una cosa che sono riuscita ad apprezzare solo di recente, è il mio viso nel complesso. Inizialmente volevo dire tipo gli occhi, poi mi è venuto in mente che mi piace anche la bocca e anche il naso, le mie felidi che escono durante l'estate. In generale mi piace globalmente il mio viso, poi dalla collo in giù diciamo che c'è sempre un po' un'altalenanza di mi piace, non mi piace in base ai periodi, ma il mio viso mi è sempre piaciuto, mi piace valorizzarlo, mi piace truccarmi quando c'è l'occasione, mi piace in generale tutte le parti del mio viso, non ne trovo una che non mi piace. Mi piace il mio sorriso e infatti quando mi faccio i selfie principalmente mi concentro molto sul viso. Soprattutto quando devo scegliere quella la foto che mi piace o che no. Un'altra cosa che mi piace tantissimo di me è il fatto di essere una persona appassionata che ha tante passioni e che le persegue veramente con passione. Ripetizioni a manetta come al solito. Mi piace avere delle passioni perché mi danno uno scopo, mi danno cose da fare, mi danno modo di sviluppare parti di me, della mia personalità, in una maniera molto fantasiosa e schematica, anche voi sapete che io sono una persona molto molto schematica, ne parleremo tra poco. Di conseguenza avere una passione mi dà modo di sviluppare questa cosa in vari ambiti. Partiamo dalla passione per i libri che ho sempre avuto, che mi piace avere in maniera sistematica. Molti la trovano una cosa brutta il fatto di organizzare le proprie letture, di schematizzare cosa leggeranno il prossimo mese, cosa hanno letto, fare le recensioni. Invece a me rilassa tantissimo ed è un motivo in più per quanto mi riguarda di proseguire con questa passione. Poi c'è ovviamente la passione per la danza che è diventata anche il mio lavoro e che riempie le mie giornate in ogni modo. Quando non so cosa fare mi metto lì a fare schemini, programmi di allenamento e cose del genere. Passione per l'arte, passione per i viaggi, passioni in generale. Insomma, sono una persona appassionata e mi piace ammetterlo e mi piace tantissimo questa cosa di me. Un'altra cosa che appunto vi ho spoilerato nel precedente punto che amo di me è la capacità di organizzazione e di pianificazione, che non è una cosa da tutti. Io conosco persone che vivono alla giornata, che gli viene l'ansia all'idea di pianificare le cose, di organizzare le cose. Invece io penso che anche da curriculum, insomma, sia una skill molto molto interessante e molto bella il fatto di avere l'obiettivo e riuscire a pianificarlo al dettaglio, che sia un evento, che sia pianificare la settimana o il mese, che sia darsi delle scadenze, schematizzare una data cosa. È una cosa che mi rilassa, mi piace tanto e che non tutti riescono a fare e quindi è il motivo per il quale mi piace tantissimo questa cosa di me. In ultimo, una cosa che ho sempre apprezzato e che tutti hanno sempre apprezzato della mia persona è la fantasia. Io ho tantissima fantasia.
che adesso si è coniugata e si è unita alla capacità di schematizzazione e organizzazione, che non è una cosa malvagia in realtà, perché aiuta a concretizzare qualcosa che rimane nella mia testa, altrimenti che continua a cambiare forma, però la fantasia è sempre stata una cosa propria di me, che fosse nello scrivere una storia, che fosse nell'inventare qualcosa, che fosse nel creare qualche altra cosa. Insomma, sono una persona molto fantasiosa, mi piace viaggiare con la testa, però allo stesso tempo, maturando e crescendo, ho imparato a concretizzare tutto quello che mi immagino in qualcosa di bello, in qualche progetto bellissimo, e senza la fantasia questa cosa non sarebbe possibile. Detto ciò, ho detto le 5 cose che adoro della mia persona. Voglio sapere, come vi ho detto all'inizio del video, quali sono le vostre qua sotto nei commenti, oppure le cose che a voi piacciono della mia persona. Oramai mi conoscete un pochino, quindi insomma, sbizzarritevi, io non mi offendo, giuro. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se vi piace questo canale e quello che faccio iscrivetevi e cliccate sulla campanella, e se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. Noi ci vediamo domani con il consueto appuntamento con la Books Review mensile, che questa volta avrà come protagonista un libro di Pier Domenico Baccalario che abbiamo affrontato nel 5 per un autore di lunedì. Invece il prossimo preferiti di Joe sarà il 2 di luglio. Un bacione! E ci vediamo alla prossima!